funziona, sì. Quindi al centro, vedi bene. Dove volete uguale? Io metto al centro. Va bene. Quella che ha appena fatto Luigi è una violazione di contratto. Naturalmente solo io posso cadere, svenire e affidare. Siccome lui si sentiva che pochi lo consideravano, ha detto mo mi schianto io. Bene, buonasera, grazie di essere qua con noi oggi pomeriggio. Io, come vedete, sono nuova perché non ho mai presentato questi appuntamenti, ma forse perché si trattava di un tentato furto hanno pensato di mandare la Nerissa dell'Arena qui con voi a fare questa chiacchierata, che vorrei fosse davvero proprio una chiacchierata. Perché, come dice, facevo questa considerazione venendo adesso qui in scooter e dicevo, nell'est ci sono questi venti di guerra. Noi stavamo cercando di ricominciare ad avere una parvenza di normalità, anche se ancora non è del tutto così, perché comunque i teatri non sono ancora a capienza piena. Però noi facciamo finta che davvero ci sia un futuro un pochino più roseo. E quindi io partirei proprio con una domanda, poi questo microfono ve lo passate o ve lo passo io. Non voglio fare una cosa statica, cioè non voglio a domanda risponde. A me addirittura piacerebbe, non so se scommino tutti i piani, eravate forse abituati a fare alla fine della chiacchierata l'intervento. A me piacerebbe invece che se avete qualcosa da dire mentre la stiamo dicendo, anche per renderla un pochino meno impaccata la nostra chiacchierata, se avete voglia di intervenire lo facciamo direttamente così. Per cui partirei proprio da questo, cioè da questo ritorno alla normalità. Come ci si sente a tornare in teatro? Parli tu? No, noi siamo stati uno dei settori, buonasera a tutti intanto, grazie di essere qui, è uno dei settori più colpiti, nel senso che siamo stati fermi un anno e mezzo, quindi ricominciare, soprattutto la sera quando si apre il sipario, è un'emozione unica, quindi ritornare nel nostro lavoro è qualcosa che poi il lavoro nobilita l'uomo, senza lavoro ci si deprime solamente, si fa la pancetta che dobbiamo tirar giù ed è difficilissimo ricominciare a fare ginnastica. Ecco, a proposito di ginnastica, ma voi vi preparate anche fisicamente, immagino che ci sia anche a fare l'attore, cioè l'attore uno deve essere bravo, deve essere capace di interpretare, però deve avere anche il fisico, deve essere in grado di reggere alla fatica, di salire e scendere da queste scale, come avete voi questa scenografia tutta verticale. Assolutamente, ci sono dei grandi maestri, tanto per citarne uno, Edoardo De Filippo ha sempre detto che come prima cosa per fare questo mestiere ci vuole la salute, una salute di ferro, perché si va in giro tanto tempo, si sta fuori casa, non si mangia, si cerca di mangiare bene, altrimenti insomma si compromette la salute, quindi siamo molto attenti, insomma, dipende. A proposito di mangiare, mi hanno detto prima dietro le quinte che voi mangiate davvero la pasta e i ceci durante lo spettacolo, che ve la cucinano proprio calda. No, innanzitutto buonasera e mi aggancio un attimo alla domanda che hai fatto precedentemente e ringraziare loro che nonostante il periodo hanno avuto la voglia, la pazienza di essere qui, di ascoltarci e di regalare a noi un momento insomma di condivisione importante. Io credo che più che agli attori, naturalmente il lavoro è fonte di guadagno, credo che il teatro sia mancato più al pubblico, perché comunque è nella natura un po' del nostro lavoro quello di avere dei fermi, degli stop, dei momenti in cui si lavora, dei momenti in cui non si lavora. Diciamo che per quanto mi riguarda l'ho vissuta un po' come una sorta di pausa, di pensiero rispetto alle cose. Fortunatamente insomma è stata abbastanza limitata, ci siamo ridotti a un anno e mezzo, tutta la stagione è ripartita, però io credo che sia mancato soprattutto al pubblico il teatro. È chiaro che a noi manca tantissimo. Prima del nostro debutto a Faenza 2 mesi fa, io e Vinicio ci siamo scambiati uno sguardo dietro le quinte a sentire quel vociare del pubblico a sipario chiuso, quella è la vera emozione. E ci siamo guardati, Vinicio mi ha guardato e mi ha detto: scappa dalle città, vedi l'ora, cioè di risentire. Ecco, di quello a noi è mancato tantissimo. Poi tornando alla domanda, qual era la domanda? Quella serie? La pasta e ceci, ma torno un attimo dietro. E quindi c'è un'emozione come all'inizio, cioè questa ripresa è stata come un reiniziare? No, non è stato come un reiniziare. Sicuramente si apre un altro capitolo,
rispetto a quello che era il teatro, sono venute fuori determinate criticità rispetto a quello che era il modo di fare teatro, a quello che forse è ancora oggi il modo di fare teatro, ma soprattutto si è intravista una strada su come migliorare, su come dare la possibilità perché il teatro possa avere un futuro. Per avere un futuro il teatro deve avere un pubblico, e forse più che creare nuove generazioni di attori bisogna creare nuove generazioni di pubblico, persone che sappiano apprezzare e che sappiano leggere il linguaggio teatrale, che sappiano amarlo, anche in virtù della grande contaminazione dell'audiovisivo. È una forma d'arte, insomma, che decisamente non può morire, anche per salvaguardare l'enorme patrimonio culturale che abbiamo in Italia, tantissimi teatri che altrimenti rischierebbero di diventare altro, e questo è fondamentale. Bravo. Tornando, ecco, ma allora parliamo di questo, cioè ci sono dei biglietti agevolati per i giovani? Ma parliamo della pasta e ceci, allora, parliamo della pasta e ceci, è vero che ve la cucinano direttamente, la mangiate sì, calda? La cucina tutte le sere la nostra delegata di compagnia, Chiara, che è una collaboratrice di produzione, che tutte le sere con grande pazienza prepara una pasta e ceci buonissima. Ci sono delle sere? Sì. Delle sere a volte è molto genovese, fa in maniera genovese, delle sere le fa in maniera, diciamo, abbondante, per cui noi non sappiamo mai se dopo avremo voglia di andare a cena o meno, dipende da... Ma quindi si supera col no, tempo. la mangiamo davvero, anche perché farebbe ridere, no? non avere un piatto pieno, poi è divertente anche per noi. Se Capannella ve ne lascia? Come? Se ve ne lascia il collega? Togli la mascherina, la fai vedere innanzi, siamo tutti tamponati, stanno... non so... Se te ne lascia il collega sempre affamato? Sì, no, le porzioni le faccio io. Le porzioni le faccio io, quindi... E sei equo? Sì, base alla fame di Peppe noi mangiamo. Dipende se ho se pranzato. Se Peppe c'ha fame, allora se Peppe attento, se non c'ha fame se ne lascia un po'. Come si dice in Calabria, dicono cus parte pigliamo in due parte. Ascoltami, voi nascete come compagnia quando? Noi siamo nati come compagnia, io Antonio Grosso, se vogliamo proprio dirla tutta, questa compagnia era circa 5 anni fa, forse, 5-6 anni fa, quando venne a casa mia con un potenziale produttore a parlarmi della volontà di fare un adattamento teatrale dei Soldi Ignoti. Margaret Perci. Quindi parliamo di 5 anni fa abbondanti, mi venne a proporre questa idea che per me era folle. Pensavo, se poi lo racconterà la meglio lui, disse secondo me nessun produttore difficile proprio, però sulla scia del fatto che comunque tanti adattamenti teatrali di film sono stati fatti a teatro, così come tanti film, come hanno attinto a quella che è la materia drammaturgica del teatro, perché non fare un'operazione del genere? Noi ci divertiamo, il pubblico da 2 anni a questa parte, al netto di quello che è stato lo stop, questa è la seconda stagione, abbiamo iniziato le prove nel novembre 19 e poi siamo stati in giro fino a marzo, fino allo stop, finché non ci hanno detto non si va più in scena, e abbiamo ripreso a novembre quando si è avuto la certezza che i teatri sarebbero stati riaperti. Allora parliamo un po' dei vostri personaggi, partiamo da Giovannucci, visto che sei l'unico che decede tra l'altro in scena. Sì, ma volevo sapere, voi l'avete già visto? No, quindi allora non spoileriamo niente, non diciamo niente, accenniamo solo. Se andate su YouTube vedete il film. Però se avete visto il film dovreste un po' sapere i vari personaggi che fine fanno, insomma. Questa è una... Io sono un personaggio... prima di tutto, come attore, devo dire, io sono entrato quest'anno, quindi non ho seguito il processo creativo, quando è nata la compagnia sono subentrato, quindi sono un sostituto. E sono onorato ovviamente di questo. Quello che posso dire del personaggio è che sicuramente come tutti gli altri 7 uomini che sono insieme a me, i 6 uomini che sono insieme a me in scena e che compongono la banda dei Soliti Ignoti, sono un disperato quanto loro. La differenza sostanziale secondo me è che lui sente un profondo senso di frustrazione a differenza forse degli altri e più o meno consapevole perché sente che tutto ciò che lui pensa di avere in mano non ce l'ha, cioè lui ostenta il fatto di essere il capo di tutti, lo dice anche
più di una volta è l'ideatore del piano che poi loro andranno a fare, perché lui in qualche modo mi ruberà l'idea in carcere, e quindi rimango fregato, ma fregato dalla vita, perché sono un povero Cristo anch'io che vengo arrestato per furtarelli mentre gli altri riescono a fuggire. Finirà in un certo modo, perché mi ridurrò a fare uno scippo ad una signora elegante, e quando in mente avevo un colpo che mi avrebbe fruttato milioni. Quindi questo senso di frustrazione che lui ha, e che è molto forte proprio nel momento in cui lui dichiara la sua identità più di una volta, no? Lui dirà spessissimo: io sono Cosimo, dirà il suo nome spesso, e questo denota una grande fragilità, che è accompagnata da una rabbia repressa che lo farà isolare poi dal resto del gruppo. Il resto del gruppo, anche se fallirà, si ritroverà insieme a mangiare pasta e ceci e bere vino, e io finirò in un altro modo, ma sicuramente isolato dagli altri e forse anche da tutti quei tutti di cui io pensavo di essere il capo, ma poi appunto mi si chiede più o meno consapevolmente, ma chi sono questi tutti, insomma, il capo di chi, se poi sono finito come sono finito. Questo è un po' il senso, spero di essere stato abbastanza chiaro. Continuiamo con i personaggi, li illustriamo. Ecco. No, parlami di te, la domanda è questa, del tuo personaggio. Il mio personaggio è quello, basta. Che vi devo dire? Non l'avete visto? Lo vedrete tutti stasera lo spettacolo? Domani, chi oggi, chi domani? Vabbè, io interpreto il personaggio di Beppe, detto il Pantera, che è stato reso celebre al cinema da Vittorio Gassman, credo che chiunque abbia visto il film. Per cui le caratteristiche, la connotazione principale del personaggio è quella del voler essere un leader, quello di provare a diventare il capo di questa banda, ma non ce la fa. Ha un timore nei confronti di Tiberio, forse anche un po' complessato, per questo ostenta, è un continuo ostentatore di sicurezza, di atteggiamenti, come dire, si sente anche un grande uomo di fascino, veste con eleganza, cerco di restituire anche io scenicamente la volontà sua di essere sempre a posto e composto, nonostante poi, voglio dire, ma di quello rientra, diciamo, nella caratteristica del personaggio. È colui che convince tutti gli altri che questo colpo si possa fare e che si deve assolutamente fare dopo averlo preso lui dal carcere il colpo, con una strategia, vabbè, lo sapete, parlano nel film, lui gli ruba questo colpo, cerca di convincere tutti ad andare fino alla fine, ed è colui che fino alla fine non si arrende anche di fronte all'evidenza, anche di fronte al fallimento. È un personaggio decisamente brillante, un personaggio decisamente comico, dove fa anche dell'elemento del corteggiamento, diciamo, diventa un bellissimo momento di gag teatrale, proprio perché lo offre proprio la macchina del teatro rispetto al cinema. È un personaggio che mi diverte tantissimo, lo porto in scena da due anni. Ti ci immedesimi molto? Ti ci immedesimi molto? No, io no, lui è deficiente, io. Ma no! Cosa ha di te il personaggio? Niente. Non ho niente di me. No, pensavo un po', magari, non so, un corteggiatore, un bell'uomo elegante, in questo senso, non perché. Arrivederci, grazie, è stato bellissimo. Questo è per di una figura di Gassman, diciamo. Fa la domanda giusta. No, ma che siamo matti, no, è inarrivabile quello. Io penso poi lo spiegherà meglio Antonio, lasceremo la parola a lui perché è il coautore dell'adattamento. È inutile pensare di rifare in scena quello che ha fatto Vittorio Gassman lì, o che ha fatto Mastroianni, o quello che hanno fatto gli altri. Non puoi pensare di farlo. Però è anche vero che tutto quello che è stato fatto da loro, o che comunque ci è stato restituito attraverso la penna degli autori, non possa essere riproposto
così come viene riproposto scenicamente un personaggio che appartiene alla drammaturgia. Quando Pirandello scrisse a Ruggero Ruggeri, che aveva in mente per lui l'Enrico IV, cioè, quello c'ha una lettera di Pirandello, nessuno più avrebbe dovuto fare Enrico IV o cimentarsi o provare a riportarlo in scena o al cinema. E dice no, quello l'ha scritto per lui, l'ha fatto lui. Invece io l'ho sempre immaginato come un personaggio preso dalla carta da portare in scena, ma senza minimamente pensare a quello che possa aver fatto un grandissimo attore che ancora oggi rappresenta, ne stiamo qui a parlare, un punto di riferimento inarrivabile per quello che è stato Filomena Martorano, dopo che dice, dopo che l'ha fatta riguardo la scritta per la sorella, cioè, o quando lui, nessuno dovrebbe più fare Natale in casa Cupiello, cioè, sì, ma allora nessuno dovrebbe fare più nulla, si fermerebbe appunto, la storia. Quello dell'operazione, la verità dell'operazione sta nel fare un'altra cosa, nel prendere dalla carta quel personaggio e cercare attraverso le proprie caratteristiche, attraverso la propria cifra interpretativa, attraverso il proprio stile, attraverso anche le proprie incapacità o talento, quello che sia, riportare in scena un personaggio che abbia quelle connotazioni ma che è un altro personaggio. Certo. Prima hai citato Antonio, nel senso che lo avete riadattato questo testo. Sì, abbiamo fatto un lavoraccio, più che altro abbiamo preso quella che era, ogni volta lo dico, la Bibbia della cinematografia italiana, scritta da Agge Scarpelli e Susi Cecchi d'Amico, Monicelli, e abbiamo cercato io e Pierpaolo Picciarelli di riportarla in teatro, ed era molto molto difficile. La cosa più facile era quella di farla ai giorni d'oggi, e c'era all'inizio, a un certo punto c'era parsa l'idea di dire facciamola ai giorni d'oggi, così ci eliminiamo un sacco di cose, facciamo la vita ai giorni d'oggi, è stravolto, nessuno può dire niente, però poi dopo siamo ritornati. Ma io da Peppe sono andato che davvero era incinta Margaret, quindi stiamo parlando di 5 anni e mezzo fa. La bambina quanto c'ha? 5 anni? La prima? 5 anni, 5 anni e mezzo fa. Ma la tua o la sua? No, la sua, la mia c'ha 3 anni. Però non ne abbiamo fatto, non è dello stress, siamo due genitori diversi, due madri diversi. E quando io sono andato a parlare, per esempio, da Peppe con un altro produttore, prima di questo produttore, perché era un altro tipo di operazione, perché pensavo fortemente che Peppe potesse fare diciamo il personaggio di Vittorio Gassman. Io avevo visto, vabbè, noi ci conosciamo da tanti anni, però io poi avevo visto Il Sorpasso, un altro spettacolo che era stato adattato per teatro dove Peppe faceva sempre una parte, e lei disse, madonna mia, secondo me Peppe se facesse, che è totalmente un altro personaggio, proprio totalmente un altro personaggio, se facesse sarebbe perfetto. Quando sono andato a Peppe, dissi, Peppe, vede, lui la prima cosa mi disse, ma non lo so se l'adattamento di un'opera così importante può essere rifatta a teatro, poi io comunque in qualche modo già devo fare un'operazione su Gala, e allora io dissi, ah, Peppe, pensa, ci vedi un attimo, poi gli ho rotto le palle per un po' di tempo. Scusate, ma lo devo dire. E quindi alla fine Peppe l'ha fatta questa cosa, e poi noi abbiamo adattato lo spettacolo, abbiamo preso i diritti, siamo stati un anno a girare per trovare proprio una produzione vera e importante. Non è facile trovare i diritti. No, abbiamo fatto un'operazione, che poi i diritti non ce l'avevano in Italia, ma ce l'avevano in America, quindi abbiamo dovuto lavorare con degli avvocati, americani che per rispondere fanno passare 3 mesi, 4 mesi, quindi le cose si dilagano sempre di più, gli avvocati americani non sanno nemmeno di avere i diritti di quel, cioè era proprio stata un'operazione veramente da soliti ignoti. Quindi però quando abbiamo preso i diritti, e li ho presi io inizialmente, quindi ho fatto questa follia di acquistare questi diritti, inizialmente spendere $10.000, non sapevo che, vabbè, poi magari c'era Peppe, c'era Peppe, piacere, si ha una cosa esorta, dimettiamo. E quindi ho girato finché non è arrivato, credo, il produttore più importante che oggi abbiamo in Italia a livello teatrale, che è Marco Balsamo, il quale non se l'è fatto dire mezza volta,
e ha avuto il coraggio di portare avanti questa situazione, chiamare Vinicio alla regia, mettere Peppe e Vinicio insieme come una coppia azzeccatissima. Poi Vinicio adesso ha interrotto e c'è Fabio Troiano, che è un attore comunque straordinario, e poi un cast d'eccezione, che è quello che vedrete poi domani. Veramente sono e siamo, credo, tutti una bella compagnia e tutti molto bravi e affiatati. Questo è. Infatti a me stasera... Grazie. Stasera spiace che non ci siano le due attrici, perché comunque il ruolo... L'attrice. Beh, anche la sostituta però. Anche la sostituta, sì, perché... Sì, perché poi nel frattempo... Non so se la sostituta non è un'attrice, non lo so. Sì, no, perché pensavo che dicessi due ruoli, perché è l'attrice che faceva... C'è un'attrice che fa due ruoli e poi si è ammalata e fortunatamente noi abbiamo una sostituta che già aveva sostituito Marilena a Mestre, quindi è qui in zona ed è venuta a sostituire. Che non è con noi stasera, però è quella che vedrete stasera e anche domani, credo. Sì, non lo so, poi vediamo, dipende. Stasera sicuramente. Sì, stasera sicuramente. Ecco, per cui dicevo, in questo spettacolo teatrale le femmine hanno un ruolo comunque, perché la servetta ha comunque il ruolo di tradunion con l'appartamento, la sorella reclusa ha comunque il ruolo suo, le tre madri che non si vedono. Sì, noi nell'adattamento abbiamo dovuto comunque fare delle, perché ovviamente poi la produzione ci imponeva di no, non devono esserci comunque più di 8 attori, perché giusto, ci sono delle dinamiche produttive che uno deve comunque, quando scrive, deve tener conto. E allora abbiamo fatto in modo che i due personaggi, che anche nel film comunque non si incontravano, quindi c'era già una facilità da questo punto di vista, fosse avesse potuto avere la possibilità un'attrice di interpretare lo stesso ruolo. Quindi abbiamo dovuto in qualche modo unire delle scene per dare il tempo, già quando tu scrivi devi avere il tempo di far cambiare poi l'attrice in quell'altro ruolo, quindi abbiamo dovuto fare un ruolo. Abbiamo inserito dei monologhi per spiegare tot avvenimenti, come il monologo di Paolo, il monologo di Fabio quando incontra la moglie che porta il bambino in carcere, e il monologo di Mario, interpreto Mario, è quello che era Renato Salvatori, quindi il monologo di Mario quando va dalle mamme, perché non è che potevamo mettere tre mamme, la moglie, cioè sarebbe diventata uno spettacolo, un musical con 25 presenze, quindi abbiamo dovuto, l'adattamento è stato fatto anche su questo, abbiamo inventato delle cose, abbiamo aggiunto delle cose, abbiamo tagliato i cartelli che c'erano all'inizio del film, li abbiamo trasformati in monologhi dati a capannelle. Adesso noi parliamo di monologhi, sì, sono degli interventi, non è proprio un monologo, degli interventi da solisti. Quindi abbiamo dovuto mettere insieme. Poi ovviamente Vinicio è stato bravissimo, noi abbiamo dato lo spartito e poi il maestro. Ecco, ma quanto ci si mette a creare un'opera così? Noi ci abbiamo lavorato un anno, abbiamo lavorato un anno sul testo. Sul testo abbiamo lavorato un anno, sì, io e Pierpaolo Picciarelli, che tra l'altro è uno straordinario sceneggiatore cinematografico, è uno anche di colui che è, cioè, per ricordare, uno di quelli che ha inventato i creatori di Matataran, quindi è un bravissimo sceneggiatore, uno sceneggiatore col quale serviva scrivere con uno che avesse comunque dimestichezza con il cinema più che con il teatro, perché noi dovevamo smantellare quella che era la sceneggiatura cinematografica, quindi qualcuno che... e poi intervenire teatralmente, e Pierpaolo è stato fantastico. Il linguaggio sono diversi da quelli teatrali, quindi abbiamo dovuto fare questo tipo di lavoro, anche se Monicelli, Susi Cecchi d'Amico e Age Scarpetti ci hanno aiutato molto, perché noi abbiamo lavorato sulla sceneggiatura all'italiana. Oggi le sceneggiature sono descrizione, il nome, la battuta e poi e va in sequenza, ed è quella un po' all'americana. Invece quelle all'italiana sono divise in due parti sullo stesso foglio, e quindi c'è proprio c'è la battuta, poi la descrizione e va zig e zag, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, ed è una cosa fantastica. E loro erano anche molto teatrali nelle battute che hanno
comunque creato. Ci sono molte battute che sono proprio del film, che non è che noi abbiamo aggiunto, che fanno ridere tanto. Quella mia iniziale, dove quello dice sto cercando un Mario. Vabbè, ma è proprio all'inizio, non è che una parte di un film. Si devono ancora sedere. E uno dice sto cercando un Mario, e quello dice così, e qui ce ne so 100 di Mario. Ma io sto cercando un Mario che ruba. Vabbè, sempre 100 so. Ed è una battuta scritta da mi sono giocata la risata di qua di una ventina di persone. Ed è una battuta lo stesso, scritta da loro, cioè noi non abbiamo aggiunto nulla. Lara interpretava un bambino, qui la dico io. Quindi è far ridere, cioè quella è la cosa, che nel 1957, perché il film è del 58, ma la sceneggiatura è stata scritta nel 57, è assurdo. Monicelli, io l'ho detto anche l'altro anno, è come Battisti. Le canzoni di Battisti tu le canterai per sempre, i film di Monicelli tu li vedrai per sempre. E un'altra battuta che fa sorridere il pubblico, la dice all'inizio Capannelle, dice i ricchi diventano più ricchi, i poveri sono sempre più poveri, nel 58 al 2022. È uguale, anche adesso è uguale, infatti è drammaticamente attuale questo spettacolo. Mascolo, parliamo del Tia. Vabbè, intanto io non sono siciliano, sono nato a Polignano a Mare, provincia di Bari, paese di Modugno. E stasera sono felicissimo di aver trovato una mia conterrona che lavora qui da poco. E che vuoi sapere? Tutto voglio sapere. Dunque, io ho una figlia di 25 anni, quindi da 25 anni che sto aspettando la messa in scena. No. Allora, tu sei uno tra quelli che conquista moltissimo il pubblico. Beh, sì, diciamo che io interpreto il personaggio di Ferribotti, il fratello geloso della Cardinale, che all'epoca fu interpretato da Tiberio Murgia, che non era un attore. Raccontiamo quell'episodio che mi dicevi. Faceva Tiberio Murgia, è nato ad Oristano, e voleva aprire una sezione del Partito Comunista al paese suo, quindi l'iter era quello di andare a Roma alle Frattorchie, ospite di Togliatti, dove in un mese ti istruivano per poi poter aprire. E lui invece vide finalmente Roma e si innamorò della città, iniziò a lavorare, se ne fregò del Partito Comunista e rimase a Roma. Poi Monicelli frequentava questo ristorante dove lui lavorava e gli propose di fare un provino e lo prese per questo film. Infatti nel film si vede che Tiberio Murgia è consapevole di stare in scena con Gasman, Totò, questi personaggi qui, quindi lui rimane sempre un pochettino in disparte dietro, è molto fermo, e lavora a segmenti, proprio un po' spigoloso anche nel suo modo. Quindi la difficoltà è stata anche quella di interpretare un non attore, cerco di fare il meno possibile, lavoro molto con le mani, con gli occhi, cercando anche di far ridere i colleghi la sera facendo delle faccette strane. Cioè, tu cerchi in scena di farli ridere? No, ma un po' a tutti gli facciamo degli scherzi che il pubblico non vede, chiaramente. Beh, domani sarà l'ultima e si spera che rimaniamo fedeli alla, perché di solito potrebbero esserci sorprese domani sera, cambiare completamente. Quindi, lasciare i coltelli no, però quella no, la teniamo. Poi Tiberio Murgia ha fatto 155 film, fu definito la maschera del cinema italiano, ma non ha mai parlato con la voce sua, è sempre stato doppiato. E io me lo ricordo perché ho visto, a Polignano fu girato da Monicelli, La ragazza con la pistola, con la grandissima Monica Vitti, quindi un film che a Polignano hanno visto tutti, ma comunque nonostante i 155 film, sia lui che... come si chiama, scusa, aiutami, l'attore che fa Pisacane, l'attore che fa Capannelle. Era un attore, sì, aveva già lavorato anche con Viviani, aveva fatto un sacco di film con Rossellini, e sono i due che dopo quel film rimangono nell'immaginario collettivo come Ferribot e Capannelle, cioè sì, non esiste più il nome tuo, esiste solo il personaggio, erano Ferribot. E niente, mi diverto tanto con questa banda di scalmanati e speriamo di restituire al pubblico quella che Vinicio ci ha tenuto a sottolineare, di riportare un po' l'eleganza di questi personaggi. E noi ci proviamo. Grazie. Anche i costumi, giusto? Sì, al teatro è bello perché il film è in bianco e nero e ci sono i costumi di Milena Mancini che finalmente ci fanno vedere anche un po' dei colori diversi.
e si ha la possibilità poi anche di espandere un po' i personaggi, come lo stesso lavoro difficilissimo in una trasposizione teatrale è quello poi che fa il regista con lo scenografo di sintetizzare in una scenografia che abbiamo noi molto semplice apparentemente una serie di location che nel film vanno dalla casa di Ferriporta, la festa, le piazze, le terrazze, eccetera, eccetera, quindi una serie di immagini che devi sintetizzare e lasciarla lì. Grazie. Voi quante... Prego. Anche grazie allo scenografo Ferrigno, Luigi Ferrigno, che è uno dei più grandi scenografi che oggi abbiamo in Italia. Sì. Quante repliche avete già fatto voi? Stasera siamo alla 103esima, vero? Direttore? No, cioè, direttore di quant'è? 103. 103, il nostro direttore di scena. Chiudiamo domani con la 104. E il prossimo? 104. Potrebbe essere dopo spettacolo tutti i 104, tre giorni a casa. E dicevo, avete già un altro progetto oppure continuerete con questo ancora per molto tempo? Beh, la volontà di riprenderlo per il terzo anno c'è. Ora bisogna capire un attimo tutte delle situazioni comunque particolari, quelle di Peppe che ha comunque già degli altri impegni presi e con questa cosa del Covid sono saltate un po' impegni che personaggi come Peppe, Vinicio avevano già preso, devono prendere 2 o 3 anni prima, cioè, per fortuna per loro ma purtroppo anche per noi alcune volte loro devono, comunque hanno tanti impegni per poter prendere degli impegni comunque molto lunghi. Prima, lunghi eccetera, quindi stiamo capendo se riusciamo a fare un terzo anno, perché la volontà c'è, la richiesta c'è e lo spettacolo piace molto, adesso capiremo se si può fare o meno. E poi c'è un'altra cosa che stiamo lavorando con Marco, io sto lavorando con Marco, un altro progetto, sperando sempre con questa fantastica compagnia e sperando pure con Peppe e con altre persone di poterlo fare fra 2 anni, quindi... Ma hai già un'idea? Cioè sai già cosa dovresti fare? Sì, però non lo dico perché stiamo... No, posso dire l'anno prossimo, però faranno, perché non, però partirà dalla Francia, una cosa sempre adattata da me e da Matteo Cerami, che è l'accattone di Pierpaolo Pesolini, che adesso a marzo, quest'anno faranno, sono i 100 anni della nascita, e abbiamo adattato io e Matteo Cerami, che è il figlio di Vincenzo Cerami, nonché erede Pasolini per tutta una serie di circostanze, di parenti eccetera, e abbiamo adattato l'accattone di Pierpaolo Pasolini, dovrebbe essere un progetto internazionale, sempre con Marco, Balsamo, la Francia, la Pergola di Firenze eccetera, quindi questo sicuramente si farà, noi vedremo e capiremo, no? Capiremo fra 2 o 3 anni i prossimi progetti. Bene, qualcuno vuole fare qualche domanda? Avete delle curiosità per i nostri attori? Prego. È una discussione. Le do il microfono, aspetti che così la sentono. È più una riflessione la mia. Magari arriva vagamente anche la domanda. Allora, intanto, premetto, saremo alla 104esima domani sera. Poi, sono veramente molto curiosa, perché questo film ha una sua veramente importanza nel nostro palcoscenico. Sono molto curiosa di vedere quindi la sceneggiatura e questa trasposizione a livello teatrale, veramente mi incuriosisce tantissimo. Poi volevo dire che sì, il teatro è mancato tantissimo, dire se può essere mancato di più da una parte o dall'altra non saprei onestamente, perché credo che nel teatro ci sia veramente tanta reciprocità. E detto ciò comunque, forse la domanda vaga potrebbe essere questa, proprio sulla premessa detta, questo film che ha segnato molto nella storia cinematografica, è vero che ha cambiato anche il modo di fare ridere nella nostra modo di recitare, si parla di questo Totò che era presente e non vorrei dire delle eresie, è vero, ma mi è sembrato di leggere che sembra quasi che ci sia stato come un passaggio delle consegne di un modo di fare comunque ridere a modo suo
E questo cambio, perché comunque, come si diceva, è molto drammatico questo film, ma ha una forma di essere drammatico che è diventato comunque, è anche molto tragicomico, ma è un modo diverso di far sorridere. E è vero che può aver segnato anche questo passaggio, questo modo diverso di creare comicità. Rispondo io? Io rispondo, ecco, da un punto di vista drammaturgico, così poi dal punto di vista attoriale faccio rispondere loro. Nell'antologia della commedia all'italiana, I soliti ignoti viene riportato come l'inizio, come lo spartiacque dell'inizio della commedia all'italiana, perché c'è la morte di uno dei personaggi all'interno del film, e quindi non si era mai visto che durante una commedia, le commedie che allora venivano fatte, soprattutto negli anni 50, a un certo punto uno dei protagonisti morisse e che venisse affrontato poi il discorso sempre con questa ironia e questo cinismo che era comunque il padre fondatore della scrittura monicelliana, e venisse affrontato comunque la morte in una commedia. Quindi I soliti ignoti viene rappresentato drammaturgicamente, diciamo, a livello di scrittura come l'inizio della commedia all'italiana, e da allora poi i padri fondatori sono proprio Age Scarpelli, Monicelli e tutte le altre persone che hanno preso Cecchi d'Amico, ma lo stesso Steno, poi Vittorio De Sica, eccetera, dal neorealismo sono passati alla commedia all'italiana. E quindi questo è l'esempio diciamo principale, è questo. Poi dal punto di vista attoriale faccio rispondere a lui, così non è che parla sempre. Sì, infatti anche io volevo sapere, ma voi avete una formazione, immagino, di teatro, cioè avete fatto una scuola di teatro? Se sì, quale scuola avete fatto? Perché sarei curiosa di saperlo. No, io ho accompagnato un amico a fare il provino. Non l'ha preso più. È un classico. Cioè, succede sempre così. Mai entrato in una scuola. È un classico, è un classico. Non so cosa sia un dittongo, non so niente di pezzi. La dizione, questa sconosciuta. Io imparo a memoria e... E via, ripeto. No, qual è la domanda? No, vabbè, prima rispondi alla signora. Di quelle menate, poi una storia. Quello che... Qual è la domanda? No, diceva sia attualmente la commedia all'italiana, poi a un certo punto ha cambiato anche il modo di recitare. Vedi che sei distratto? Non sei distratto? Beh, ma ciclicamente si cambia. Ciclicamente, è stato un passaggio importantissimo, ma ciclicamente cambia proprio la cifra interpretativa. Se pensiamo al teatro, pensa solo con non voglio partire molto indietro, ma già come sono scritte le tragedie greche, sono scritte per essere recitate in un certo modo, poi il teatro si è evoluto, è diventato un'altra cosa, poi la recitazione, c'era il cinema muto, il teatro era roba, se parliamo di cinema, c'era il muto, poi è arrivato il sonoro, la recitazione è andata anche di pari passo alla tecnologia e ai mezzi che si hanno poi a disposizione, ovvero alle possibilità. Quello che diceva Antonio prima, che la sceneggiatura scritta da loro era già teatrale, è perché chiaramente i mezzi cinematografici per girare un film all'epoca erano quelli, allora i registi erano anche in qualche modo costretti a impostare, non perché non volessero fare delle cose diverse o dare una dinamicità, ma la dinamicità la permettevano agli attori di darla. La cifra interpretativa è decisamente cambiata, oggi si recita in un altro modo. Pensa a fare un Amleto 50 anni fa e farlo oggi, ma perché? Perché in virtù anche di come si recita, lo si fa anche in base alla percezione che ha del pubblico, che ha il pubblico di quello che vede sia in scena, di quello che vede al cinema. Oggi la recitazione è forse più dinamica, è cambiata in termini di ritmo. Il pubblico è abituato a vedere le cose sempre in maniera molto più veloce, ma forse una recitazione come quella di 50-60 anni fa oggi verrebbe percepita come, che, per carità, perfetta, però oggi non, forse il pubblico non la gradirebbe, perché soprattutto da un pubblico giovane non sarebbe percepita allo stesso modo. Forse tra 30 anni sarà ancora meglio. Pensa al cinema americano, ai grandi attori americani, è esistito un prima
e un dopo James Dino, Marlon Brando, quando si sono appoggiati, poi è entrata la psicanalisi nel film, negli attori hanno cominciato ad approcciarsi ai personaggi in maniera diversa. Quindi è sempre esistito un prima e un dopo, ed esisterà ancora adesso. Poi volevo dire una cosa, ma nel frattempo mi sono scordato. Volevi parlare dei scorsi studi per diventare attore? Ah no, nel senso che sì, è vero, è nata la commedia italiana, però ci hanno lasciato dei grandissimi capolavori, eppure è vero che poi a un certo punto abbiamo avuto un buco pazzesco che dura da quasi 20, 25, no forse di più, anche 30, 35 anni, dove prima sfornavamo, non so, ogni anno quanti capolavori. Anche le compagnie teatrali giravano per 7, 8, 9 mesi l'anno, le stesse compagnie si arrivavano a chiudere le stagioni con 250 repliche. Oggi quando chiude una stagione con 60-70 repliche è tantissimo, ma parlo della prosa, parlo del teatro di prosa. Poi è chiaro che un musical o un one man show che si porta dietro, diciamo, tutta la risonanza della televisione, quelle cose vanno in maniera diversa. Però abbiamo un buco importante che oggi molti registi e autori, insomma, stanno in qualche modo cercando di colmare. Mi sembra che le forze che vengono messe in campo ci sono. Anche un'operazione del genere, per quanto rischiosa, per quanto azzardata, è un'operazione che, se fatta in totale onestà, non può non essere gradita dal pubblico, a prescindere dall'esito. Però ad oggi noi abbiamo avuto belle conferme. Però sì, è chiaro che cambia. Abbiamo avuto tutte le recensioni positive, una su una, negativa, una. In due anni. Una cosa contestavano? Una negativa, no, era un critico che è Fiore. Vabbè, però era più legata, secondo me, non al fatto che non era una critica forte sulla messa in scena o su quello che comunque tutti abbiamo fatto in scena. Era più legata al fatto, dice, credo di averla interpretata in questi termini. Come vi siete permessi a toccare una roba che non si può toccare, a fare. Sì, così. Sì, ci ha detto che eravamo di semplicemente quello, insomma, buttando dentro alcune citazioni. No, che per carità è un'opinione assolutamente condivisibile, però. No, ma io l'ho condivisa sulla mia pagina Facebook. Poi per l'arte contemporanea, dopo Picasso c'è stato. Ci ha proprio detto, siete degli, per Paolo Piceno, però non si capisce se sono degli incoscienti o degli ignoranti. Prendiamola come incoscienti. Cioè, può essere pure, perché l'ignoranza poi deriva anche dal fatto che uno fa una cosa che non sa che sta facendo in quel preciso momento, e quindi è incosciente. Vabbè, però poi il fatto che siate ancora qui, che ancora abbiate repliche, vuol dire che la gente ha gradito, quindi. Ah no, quello sì. Vabbè, ma è giusto che le critiche, cioè non è bello che smette soltanto la critica positiva, visto? È giusto che le critiche fa riflettere, fa migliorare. Ti diano quella possibilità. Il bello del teatro è che cambia il pubblico e ogni sera è una rappresentazione diversa. Quindi cambiano anche i pubblici da Messina a Mestre, e ovunque abbiamo conquistato il pubblico. Anche perché voi fate tutti i dialetti, tutti gli accenti, quindi accontentato tutti. A Napoli siamo stati al Teatro Diana, che è un palcoscenico difficile perché sono abituati a Siani, a Salerno, e invece anche a Napoli un successo strepitoso. È stato un successo che non ci aspettavamo. Non lo so, c'era. No, c'era tuo fratello. C'era il socio. Beh, paura c'è una zona, una piazza che vi fa più paura quando andate a buscare. No, noi non temiamo le piazze. Temiamo più i ristoratori a fine spettacolo che non aspettano. Poi una bella pubblicità. Qui a Verona è Castronale, perché qua difficilmente aspettano. Abbiamo avuto una disavventura ieri, però purtroppo. Comunque sì, rispondendo a quello. Sì, ci sono delle piazze particolarmente. Napoli era una di quelle perché è molto esigente, molto, soprattutto quando ci sono commedie, perché loro sono abituati, partendo da tutta quella che è la storia, ma ultimamente sono abituati comunque a Salemme, c'è Bucci Rosso, ci sono comunque Biagio Izzo, ci sono dei colleghi che stanno a praticare la commedia nel vero senso della parola, come piace anche ai napoletani, e quindi quando siamo arrivati là avevamo molto paura, e invece lo spettacolo, la prima è stata un trionfo, che bello, e diciamo abbiamo l'ultima domanda,
No, due ne abbiamo, le ultime due. Grazie. La mia è solo una curiosità in realtà. Pensavo, visto che il teatro è uno spettacolo dal vivo, come fate voi a non perdere mai la concentrazione, a gestire gli elementi di disturbo, gli imprevisti, a ricordare tutte le battute? Chi ti ha detto che non perdiamo la concentrazione? Chi ti ha detto che non ci distraiamo? Vieni domani, vieni. Sapessi che fa lì. No, la si perde. No, tu devi partire dal presupposto che questo è un tipo di testo, è un tipo di spettacolo che ti permette all'interno di una struttura data, che è quella. È un po' come ballare il tango, no? Il tango argentino è fatto di cinque passi, da una base di cinque passi che sono quelli. All'interno di questi cinque passi ci sono due passi che sono due passi chiavi, il terzo e il quinto. Il terzo e il quinto passo, dal quale tu poi fai infinite combinazioni e poi ritorni lì. Rivai, rifai tutte le combinazioni che vuoi e poi ritorni lì. Però la base del tango è fatta di cinque semplici passi, che sono quelli. In questa struttura qui tu puoi permetterti, insomma, una sera di prenderti un tempo in più, di cambiare, di aggiungere anche un sorriso. Noi è capitato in scena, ma vabbè, a volte non si va avanti. Non si va avanti, ma anche il pubblico se ne accorge, arriviamo a dei momenti esilaranti, perché se una sera uno sbaglia un tempo o aggiunge una parolina in più tra di noi, è chiaro che anche in virtù di una complicità, il riso è contagioso e ci tocca dare uno sguardo al nostro direttore di scena e dire da sipario perché non si va avanti. No, però voglio dire, è chiaro che uno non perde la concentrazione, perché stai facendo sempre qualcosa nel rispetto di chi è venuto a teatro, quello poi è il nostro lavoro, per cui esiste la parte con le arti, che è quello che ti ho raccontato. E poi la concentrazione, beh, in qualche modo la tieni, poi lo spettacolo teatrale è un qualcosa che tu hai fatto talmente tante volte, siamo arrivati anche a 104 volte, fai anche di più, mettici anche tutto il periodo di prova, mettici anche tutto quello che abbiamo fatto in termini di prova generale. Esiste anche una memoria del corpo, a volte io mi rendo conto, ma credo anche loro, che anche se tu stai pensando in quel momento ad altro, è il corpo stesso che ti porta a quella roba lì, perché vedi con la coda dell'occhio il movimento di un collega, io l'ho visto fare tutte le sere, allora quello è il momento di quella battuta lì. Grazie. È anche il corpo che aiuta, e poi esiste una memoria. Pure il momento. Tutti gli attori hanno paura del vuoto di scena, cioè il fatto di dimenticare. A me per fortuna non è mai successo, però in una compagnia di professionisti è raro che succeda, o meglio, se succede il pubblico non se ne accorge, perché la forza del teatro sta nel fatto che il pubblico non sa quello che stiamo dicendo, non è come l'opera, uno conosce a memoria. Potrebbe far parte della struttura che stiamo mettendo in scena. Se lui una sera dimentica una battuta perché magari sta pensando altro, io so che il suo tempo è sempre stato quello, vedo che perde un po' di tempo in più, la sua battuta può diventare la mia, o posso dargli diciamo che c'è solidarietà. Posso, è capitato una settimana scorsa, non è che si è bloccato il ginocchio mentre era in scena. 10 giorni. Eravamo a Milano, a un certo punto il ginocchio mi si è bloccato. Mi è proprio bloccato. Io piangevo dal dolore in scena. Sono stati fantastici tutti, cioè si è creata proprio una protezione intorno a me per tentare. Peppe durante lo spettacolo mi diceva: che facciamo? Si va, lo chiudiamo? Io dicevo no. E siamo andati avanti fino al fine primo atto, poi è arrivato un tecnico, ha sbloccato. I tecnici dietro fanno anche questo sblocco. Sì, più che una domanda era un commento. Io ho visto lo spettacolo martedì sera, a parte vabbè, l'intelligenza della storia, quindi questi personaggi che apparentemente perdenti alla fine sono un po' dei vincenti, secondo me, cioè per i vari motivi che li legano a fare o non fare le cose. Ma devo dire che ho trovato simpaticissima la caratterizzazione dei personaggi, quindi tutti i vari dialetti d'Italia, quasi tutti o tanti dialetti che entrano in scena e che mi hanno fatto veramente ridere tantissimo. Quindi io era la prima volta che tornavo a teatro dopo 2 anni. E devo dire che veramente mi sono divertita al di là di tutto, quindi questo mi ha portato anche a fare una riflessione un po' più ampia sul
sull'arte. Una di martedì quando dicevi brava. Esatto, no, di miei alunni più che altro. Comunque, una riflessione un po' più ampia sull'arte, no? Cioè alla fine qualsiasi forma d'arte, compreso il teatro, non è una cosa superflua, è una cosa che ci serve a stare bene, a sentirci bene, a farci divertire. E quindi credo che anche in questo senso il mestiere dell'attore, o comunque di cui io non mi intendo assolutamente, però possa essere molto gratificante in questo senso. E poi è bello il teatro perché rispetto alla TV o alla fiction comunque c'è questo contatto, questo filo diretto, no, tra l'attore e il pubblico, quindi riguardo alla critica che vi era stata mossa, io invece credo che portare anche qualcosa che è stato, come dire, inarrivabile, ma riuscirlo a portare in scena con tanta simpatia, magari decostruendo e ricostruendo, però sia anche un modo per far conoscere magari anche le nuove generazioni, cioè persone che un format di tanto tempo fa non sarebbe fruibile, e invece io lo trovo in questo senso un compito molto nobile, quindi grazie. Grazie a te, grazie a voi. Bene. Allora, grazie a voi, non vorrei passare da un tentato finto a un sequestro di persona vero. Grazie a tutti, l'appuntamento stasera oppure domani sera. Grazie. Grazie, grazie. Allora, io...